Giorno 4. Che What's pensi? up, Fred? Just thinking about what Esatto. Kanon said yesterday. You mean Operation Ruinbringer's gonna get got? Still don't know much about that lady, but I dig her way of thinking, yo. We got duped so many times back in the day. We took on each mission as it came. And those Reapers played us like a banjo every damn time. Just as we were played at the end of last week. Yeah, makes sense. Neku lo sa benissimo. I know we told her we needed to mull things over, but Neku avrebbe dovuto affrontare l'ultima settimana da solo se non fosse stato per Beat. Forget the words of the Sweet Tooth Reaper. He stressed the importance of discerning who has our back. Or who wants to stab it. Esatto. Kanon doesn't seem like the stabby type to me. I mean, me neither. Ti puoi davvero who fidare? Wants to us? It's the Reapers. And if this game's like the one anche Motoi, non mi fido. The whole thing's bogus with a capital B, yo. The whole thing? What do you mean? Turned out we was playing to stop Shibuya from getting erased. Seriously? They said they used the game to search for peeps good at using sights. But that's a load of bull. Yeah, Candyman called it a talent show. Except there wasn't no fancy prizes. And one wrong move meant Shibuya was done for. Aha! At long last, the dots have been connected. Total disaster nearly befell the city 3 years ago. Oh, right! That thing Kanon was talking about. When Neku saved the day. Esatto. I'd be fine just racking up points. If doing that meant we could actually win. Something tells me that's not how things work. Otherwise, we would have taken first place yesterday. Ovviamente, te l'ho detto, qualcuno dalla parte dei capi c'ha le mani mischiate. Speak of the devil. Today we've been asked to Di? What's this? Unravel the city's riddles and report on your findings. A mystery set. Oh, un altro giro di misteri, no. Mystery in question. What's the question? If one has to ask, we'll figure it out, yo. You know, B, you kind of remind me of me. I feel that. Thing is, the boss treats you differently. I don't get it. I wonder if Swallow's replied. Non ti ha ancora risposto. Fatto una ragione. I do not inherently despise all who dwell in the light. What you mean, the light? Still nothing. The world in which you live. It's the same as yours. Don't know about you, but I live in Shibuya. Foreignly speaking, yes. Are you listening to me? I don't know. It's not that I don't trust Kanon. But she made Vabbè, it sound guarda. Like going along with her was the only way to avoid erasure. What are we supposed to do? Io continuerei a giocare per i fatti nostri, I'm Rindo. I'm yet unsure which is the quickest path back to the RG, or if it is even possible to return there at all. Esatto. But oh, how I long for the latest chapter of Alestra. Guarda, sinceramente, io credo che a questo titolo ci siano più di 3 settimane, poi magari mi sbaglio. Beh, non è che dovremmo cercare sti enigmi. Se quanto scritto sui nostri telefoni è attendibile, dovremmo cercarci a Tipsy Top Soul. Per me va bene. Carino da parte loro dirci dove andare. La missione di oggi la finiamo in un baleno. Sicuramente. Sciogli nei enigmi della città. Sicuramente, Fred. Sono tornato indietro nel tempo e ho fatto la sua side quest e effettivamente vai col beat drop, è un'ottima abilità. Praticamente lui che cosa fa? Ti mette il counter, diciamo, attorno al beat drop e se becchi la zona gialla ti aumenta la percentuale molto più alta del normale. È una cosa che devi prendere col tempo giusto, ma nel marasma generale della battaglia, se becchiamo quella percentuale in più mica male, mica male. E poi almeno ci siamo sbloccati una catena che eventualmente non è bloccata più. Poi ho cambiato un attimo le spille perché, rifacendo il giro per appunto quella zona precedente, ho cambiato anche un po' i vestiti e ho trovato questa cover qui per il cellulare per Rindo. E ha l'abilità autocarica. Autocarica che cosa fa? È un'abilità un po', diciamo, fastidiosa, ma con la giusta spilla, diciamo che ci può stare. Per esempio, io volevo mettere la spilla, questa qua a Rindo, questa qui della oscuro.
Adesso non possiamo perché ho dato questa qui a Nagi e vi spiego il perché. A parte per il fatto che Nagi in questo momento è la best damage dealer del gioco, ho dato questa Rindo che premendo R1 mi carica la bomba velenosa. Una volta che carica, la lancia lui in automatico. Diciamo che devo vedere se ne vale la pena con la bomba. Se non ne vale la pena, cambiamo, mettiamo di nuovo questa qua di vento a Nagi e mettiamo quella oscura a Rindo. E infatti a Nagi al momento gli ho dato, a parte che ste unghie, dolore mio, è fantastico. A Nagi in questo momento ho dato tutti gli equipaggiamenti che danno più attacco possibile. Allora dobbiamo andare da questa parte, però volevo vedere, abbiamo qualcosa da comprare qui? Welcome. Non che mi serva, per carità, però almeno completiamo il, come si chiama, l'enciclopedia il prima possibile di tutti gli oggetti. E sti cazzi per 300 yen, cioè voglio dire. Anzi, Alexa, quanti euro sono 380 yen? 2,68 euro di libro, su via. Allora, perché la via è bloccata? Spiegamelo un po'. Oh. Dai su, sapete come funziona. Se volete passare prima dovete occuparvi di una piccola missione. E scommetto anche che sapete già di cosa vi chiederò. Fammi indovinare, sciogliere gli enigmi della città e riferire le scoperte? Tombola, e farete rapporto a me. Comunque, veniamo alla questione. Gli enigmi su cui dovete indagare sono leggende metropolitane. Oh, a me fanno impazzire, sicuro che mi ci gaseranno. Non parlo di leggende qualsiasi, intendo le più spaventose di queste sette distretti. Minchia. Tutto questo per passare una stradina delle balle? Voi dovete svelare la ghiacciante verità che c'è dietro a ciascuna. Ho già i brividi a pensare a quali segreti dovreste trovare. Ad ogni modo, vi darò dei punti per ogni notizia su cosa che mi porterete. Racimolate 100 punti e vi farò passare. Ma se tipo usassimo i nostri cellulari per scoprire cosa c'è sotto? Mi aspettavo questo commento. Voi giocatori di oggi non staccate mai gli occhi da quei dannati telefoni. Sì. Noto che avete preso le dovute precauzioni. Tutti i video più famosi in materia sono stati cancellati. Ma non siamo stati noi, sono stati rimossi perché si avvicinano troppo alla verità. Quindi la persona che aveva caricato quei video ci aveva visto giusto, eh? Forse sì, forse no. Let's look it up. Ma chi li aveva postati? Macha Street pare sia un noto esperto sull'occulto. Sembra che uno dei suoi hobby sia vivere in proprietà stigmatizzate facendo video. E che il suo primo video virale parlasse proprio delle leggende metropolitane. Qualche volta è andato pure in televisione. Oh, mi sa che era famoso. Hey. Beh, sembra sia arrivato il mio momento di gloria. Ah, è vero, il tuo psico è perfetto, yo. Vedo che avete già in mente qualcosa. Solo non provate a fare i furbi con me. Me ne accorgerò se mentite. Va bene, perché magari lui è quello che ha messo in giro queste leggende. Quindi si dice che ci sia un tipo di leggenda qui in giro, eh? A quanto pare, ho provato svariati termini di ricerca, ma invano. Sembra che qualunque informazione sia stata cancellata. Lo diceva quel demone che i telefoni sarebbero stati inutili. Bene, Fred, sai cosa fare. Hey! Tutto bene? Oh, scusa, ero un attimo sopra pensiero. E dai, lo sai che non è un gioco, insomma, sai che voglio dire. Concentrati, ok? Io sono concentrato, grazie. È solo che stavo pensando al futuro della squadra. Comunque, ci sono. Pensa alle leggende metropolitane del nostro Match 3. Ok, subito, così, va bene. Allora, leggende metropolitane e Match 3. Fatto, è stato veloce. Ricordo. Ricordatevelo tutti! Io sono sicuro che nessuno se lo ricordi. Quanto ci fai? Mi piacerebbe indagare sulla leggenda metropolitana di Central Street di cui parlava Macha Street. Quella dei camerini dove scompare la gente. Ok. Altro? Questa è una storia molto sconcertante. Un camerino dovrebbe essere un luogo sacro. Vedi che c'è tipo un sequestratore in giro. Boh, potremmo andare in quel negozio e dare un'occhiata. Ma cosa stiamo aspettando? Andiamo a Outfag. Va bene. Eccoci, siamo già qui, voglio dire. Cos'era quelle urla? Chiedo scusa, abbiamo sentito un gran rumore. Oh, ciao. Ciao, dicevo, sai cos'è stato quel rumore? No, è che un cliente un attimo prima stava provando un vestito e poi è sparito. Quindi in pratica... Allora è vero che quando la gente usa i tuoi camerini scompare? Come fate a saperlo? Ma è vero quindi? Ti va di parlarcene?
certo. Ecco, poco fa una persona stava, provando dei vestiti. Poi è uscita dai camerini ed è andata verso l'uscita. Ho provato a seguirla, ma è sparita nel nulla. Quindi non è semplicemente uscita dal negozio. No. È proprio un bel mistero. Forse? No, lasciamo perdere. Dai, non puoi interromperti così a metà di una frase. Ecco, ultimamente succede spesso da queste parti. Il che vuol dire che molto probabilmente presto succederà di nuovo. Forse. Grazie, andiamo ragazzi, sbrighiamoci. La prossima volta compriamo qualcosa, amico. Oh, non sarebbe male. Tranquillo, ho già comprato, quindi non ti preoccupare. Indaga sulle leggende, fai rapporto al demone. Ok, dove dobbiamo andare? Al prossimo negozio. Forse una persona posseduta da un rumore o un rumore che finge di essere una persona. Non ci sono molti altri negozi in cui possiamo entrare. Proviamo con questo. Wow, c'è un via vai continuo nei camerini. Eccone un altro. E sta tirando dritto verso l'uscita, ma non deve ancora pagare. Decisamente sospetto. Dai, inseguiamolo. Allora, la taglia le va bene? Ehi, dove sta andando? Ehi! No, è un giocatore che giustamente può entrare nei negozi, ma una volta uscito scompare. Oh, ma che diavolo è successo? È un ladro, insomma. Guardate, il ladro è appena uscito dal negozio. Ed ecco la commessa. È sparito così nel nulla. Non sarò forse impazzita? È proprio davanti a te. A quanto pare il nostro ladro è un giocatore. Ah, ecco perché la commessa non riesce a vederlo. Bah, ormai è andata. Credete che sia da quel tale che ha avuto origine la leggenda metropolitana? Probabilmente, ma adesso voglio capire che problema ha. Per scoprirlo possiamo soltanto chiederglielo. Chiedi, che problema hai? Sono povero, devo essere sempre alla moda io, sono uno stronzo. Ehi, hai un minuto? Scusi? Oh? Cosa posso volere? Witch e cheaters da uno come me. Sei un giocatore, no? In quale squadra sei? Non vedo perché non dirvelo. Sto con i varia beauties. Non mi va proprio di mettermi contro la squadra di Canon. Ma poi, chissà se lei sa di questa cosa. Allora, hai qualcosa da dirmi o... su, parla. Li hai pagati quei vestiti? Cos'è? Mi state pedinando? Ti conviene rispondere, teppistello. Se volete risolverla con le cattive, vi accontento pure. Fantastico, proprio fantastico. Vieni, stronzetto. Ho appena cambiato le spille e io ti faccio un culo così. Mamma mia, tua madre manco ti riconosce, stronzo. Faccio un culo, poi vedi. Madonna mia, bravo Rindo. Ti faccio un culo maledizione. Beccati questo. Allora, questa qua del veleno è buona. È buona con l'equipaggiamento che abbiamo dato a Rindo. Solo che non va molto a ritmo col resto delle spille, purtroppo. Non va molto a ritmo. Però abbiamo una spilla che ha un buon raggio d'azione alla fine. Abbiamo una spilla con un buon raggio d'azione e soprattutto avvelena i nemici. Avvelena i nemici e quindi siamo a posto. Forse però la percentuale di avvelenamento non è così potente. Però si può tenere comunque da parte. Questa qui della pecorella non è male, non è male. Fa sicuramente meno volare i nemici di quella di vento, ma... Mi dispiace, ok? È che sono un po' stressato ultimamente. Pensavo che un po' di shopping mi avrebbe fatto bene. Ha senso chiamarlo shopping se non paghi? Sentite, non lo farò più, promesso. Non sono riuscito a trattenermi. Quando ho scoperto di poter prendere i vestiti e sparire, almeno una volta dovevo provarci. Gli tira un pugno? Ma è finita, mi sono già stufato. Ne siamo proprio sicuri? Al 100%. Sinceramente ti complica soltanto la vita. Voglio anche restituire tutto quello che ho rubato. Sì, sarà meglio. E comunque perché sei così stressato? Non so, hai litigato con i tuoi amici tipo?
No, no, sono solo stufo di sto gioco, ecco. Ma non credo capiate. Voi siete solo una seconda settimana. In ogni caso, ora vado. Non vorrei mancare troppo agli altri ragazzi. Va bene. Seriously, yo? La spada di acqua non mi sembra molto efficace. La prossima volta paga, yo! Ah. Ah, lo capisco comunque, sto gioco ti sfinisce proprio. Sì, ma non è una scusa per rubare. Non per come la vedo io. Cioè, fare shopping è bello anche perché si paga. L'unica cosa che dà gusto al trovare una buona offerta è risparmiare per qualcosa. Quando finalmente te la puoi permettere, sai che soddisfazione. Oh, beh, non ha senso che lo dica a voi. Sì. Concordo. Non ho capito il non so che senso abbia dirlo a voi. Cioè, perché paghiamo tutti per comprare le cose assieme o perché tu sei più alla moda di noi? Fretta, era un insulto quello? Ad ogni modo, un mistero in meno. Andiamo a raccontarlo al demone. Hey! Guarda un po', c'è la mia squadra preferita. Ehi, Uzaki! Testa rosa, che ci fai qui? Volevo solo controllare che stesse giocando al gioco nel modo corretto. Dopotutto, sono io che ci rimetto se decidete di battere la fiacca. Sembra di sentire Shoka. Sembra quasi che vogliate farci da babysitter. Ai tempi, essere un demone voleva dire sporcarsi le mani. Adesso sembrate delle telecamere di sorveglianza, io. Come hai detto, scusa? Non è che me ne stia in disparte perché voglio farlo. Deve essere dura seguire le regole quando sei abituato a farle. Comunque, testa rosa, volevo chiederti una cosa. Cosa? Come mai mi trovo qui? Sai, nel PS. Hai picchiato la testa dopo l'ultimo gioco? È perché sei morto, ovviamente. Ecco, avrebbe senso, no? Ma io non sono morto, per niente. Aspetta, cosa stai dicendo? Stavolta dico sul serio. Ti ricorderesti della tua morte, giusto? Ma io non ricordo niente. E non mi sembra di aver dimenticato niente. Se fosse vero, e per essere chiari, non può essere vero. Ma se lo fosse, la tua presenza qui violerebbe tutte le regole della realtà. Sarebbe come se tu non fossi mai esistito nel PR. Cosa? Vuoi dire proprio mai esistito? Aspetta, è per questo che tutti i nostri post sono scomparsi. Non ditemi che anche voi tre siete messi come lui. Ahimè, il nostro gruppo non ha il minimo ricordo delle nostre presunte scomparse. Che cosa sta succedendo qui? Questo esula dalle competenze di un game master. Solo il compositore potrebbe gestire un caos simile. Se la vostra ipotesi è corretta, saremmo in grado di tornare nel PR alla fine. Onestamente, non saprei dirlo. Wow, la risposta che nessuno voleva sentire. Forse a Shinjuku giocano secondo regole diverse. Shinjuku? La città che è stata cancellata 3 anni fa, io! In che senso cancellata? Come può un'intera città semplicemente scomparire? Come un'antica civiltà caduta in rovina, forse. Giusto, voi eravate nel PR, non potreste saperlo, ovvio. Ma io lo sapevo, testa rosa, ho visto tutto. E lo hai visto perché eri già stato nel PS. Ok, non ci sto capendo niente. Per farla breve, Shinjuku era una città che è stata eliminata 3 anni fa. Però in teoria, chi era nel PR non lo sapeva. La città esisteva ancora, giusto? Si trovava subito a nord di Shibuya. Ok. Davvero, non mi ricordo nulla. Beh, credo che lo sapremo se una città fosse stata distrutta proprio qui accanto. In realtà non avreste potuto. Quando Shinjuku è sparita nel nulla, ne sono scomparsi anche i vostri ricordi. Cioè, ci hanno cancellato il cervello. In pratica, per quanto ne sanno gli abitanti del PR, Shinjuku non è mai esistita. Però scusami, come fanno a sapere dell'esistenza di Shinjuku, ma allo stesso tempo non ricordarlo? Forse perché essendo entrati adesso nel PS, adesso sanno che Shinjuku c'era, ma adesso non c'è più? Ok, sto andando in confusione anch'io. Questo è molto più inquietante di quelle leggende metropolitane. E i demoni che ai tempi sorvegliavano Shinjuku sono gli stessi che comandano a Shibuya in questo momento. Avete permesso loro di fare tutto questo senza combattere? Non era così semplice. Comunque, normalmente ci sarebbe una penalità se un giocatore in vita prendesse parte al gioco. Ma alla banda di Shinjuku non è mai importato molto delle regole. A questo punto, niente potrebbe sorprendermi. Ad ogni modo, bisogna fare qualcosa qui o farete la stessa fine di Shinjuku. Cioè, sarà come se non fossimo mai esistiti. Esatto. Quindi io mi concentrerei su raccogliere punti invece di piangersi addosso. Questa conversazione mi ha buttato giù. Sarà meglio consolarsi con una bella porzione di ramen. Ciao ciao. Wow. Beh, questa è una scoperta. Almeno spiega perché non ho avuto notizie dei miei amici e della mia famiglia. Quindi, anche se arrivassimo primi, non abbiamo nessuna certezza che torneremo alla normalità. L'idea di soccombere senza aver giocato all'ultimo capitolo di Elstra è davvero troppo per me. Beh, ora come ora non puoi farci niente. Pensiamo a fare punti. Hai ragione su questo, Bit. Diamo un'occhiata alle altre zone. Quindi smettiamo di esistere nel PR in ogni caso. Che diavolo di gioco è questo? Esatto. Dov'è il compositore in tutto questo?
Joshua, che fine hai fatto, ciccio bello? Allora, prima andiamo. Qualcosa non va, Fred. Sì, non ho mai visto una cosa simile. Tipo cosa, io? Questo rumore, almeno credo che sia un rumore. Qualcun altro lo scansioni? Beh, potrei farlo io. Vediamo. È un orso bianco. Ma che cavolo? C'è qualche differenza dal fatto che sia bianco. Comunque tra poco saliamo di livello, quindi in ogni caso non mi preoccupo. Oh, è Vanish, è cristallo. E noi gli facciamo danno? Porca troia. E Shwing. Qua si fugge e basta, ciccio. No, sono scomparsi loro. Mi sa che era una di quelle battaglie che pensavo dovessimo scappare, invece no, è finita, giustamente. Che diavolo è appena successo? È stata una fortuna che quelle bestie abbiano scelto di ritirarsi. Non gli facevo neanche un solletico. Sì, mai visto una roba del genere, io. Francamente, non sono sicura che quelle creature fossero rumori. Hai ragione. Oh, non ho visto cosa hai scritto. Tutto secondo i piani. Missile in fuga, tieni premuto per ripristinare lentamente i PF della tua squadra. La barra della spilla non si ricarica automaticamente. Allora, io vorrei capire questa frase qua. La barra della spilla non si ricarica automaticamente. In che senso? Cioè, una volta che l'ho usata non la utilizzo più per tutta la battaglia? O nel senso, se la uso si ricarica e in questo caso non si ricarica? Vorrei capirlo. Comunque una spilla di ricarica non ci farebbe schifo, eh? Allora... Allora, avete notizie su cosa per me, ragazzi? Certo, vuoi sentire la storia di Central Street? Oh, una leggenda della zona. Ok, sono tutto orecchi. Questa leggenda riguarda i camerini maledetti. Si dice che se entri nei camerini dei negozi di vestiti di Central Street, appena provi ad uscire dal negozio scompari. Sparisci per sempre. Sì, l'avevo sentita questa. Allora, cosa succede veramente? Ecco, la verità è che... Sì, diciamo che la colpa di uno dei vari abutis poi finiranno nei guai. Siccome potremmo ancora allearci, forse non dovrei dire tutta la verità. Il tizio che è scomparso era del PS. È andato in un negozio anche per giocatori e ha provato alcuni vestiti. Poi è scappato senza pagare. Beh, non si fa. Uno dei commessi l'ha inseguito fino all'ingresso, ma proprio in quel momento l'ha visto sparire davanti ai suoi occhi. Capito. Ok, ora tutto ha senso. Avete scoperto chi è il ladro? Purtroppo no. Beh, non si può avere tutto. Comunque, ora devo dare un giudizio alla vostra verità. Vi credo, combacio con tutto quello che ho sentito. Quello che hai sentito? Cioè, per tutto questo tempo sapevi già la verità? Non così nel dettaglio. E poi c'è sempre da imparare, anche quando passi intere giornate a indagare su queste cose. Perciò ho pensato, perché non chiedere più una mano? Scoprirete per forza qualcosa che mi è sfuggito. Documentare leggende metropolitane è la mia vocazione. Dai, posso ancora contare su di voi? Credo di sì. Immagino che ci rivedremo presto. Oh, un attimo, devo ancora darvi una cosa. Vi siete appena aggiudicati 30 punti. Vi ascolterò volentieri se avete altre storie vincenti da condividere. Vedete di non tralasciare niente nella ricerca della verità più vera. Se ci dà 30 punti circa, a cosa ce ne servono 100? Secondo me ci bastano 4 storie su 7 e lui ci fa passare. Se le sgamiamo tutti ci dà una spilla. La butto lì. Quindi, prossima zona da visitare, scusate il singhiozzo. Shibuya Kairie o East Cut Street, incrocio pedonale col di Spagna e la metropolitana del 104. Ok, qualcuno a Dogenzaka. All'uscita ovest dell'autostazione e a Dogenzaka. Quindi due a Dogenzaka e una all'uscita, va bene.